Mesi fa avevo sottoposto alla città degli aggiornamenti per quanto riguarda il cantiere del parco urbano, un cantiere che ha avuto tanti problemi nel corso di questi anni per responsabilità di una ditta inadempiente che purtroppo, malgrado ordini di servizio ripetuti e richiami, non è riuscita a svolgere il lavoro al meglio. Non solo, non è riuscita a terminarlo perché l'ultimo impegno era dicembre e ancora siamo arrivati a dicembre e ancora il lavoro non è concluso. Motivo per cui, come comune ad oggi, abbiamo ritenuto opportuno per rendere più efficace il lavoro, scorporare quello che è il discorso del verde e degli arredi, che provvederemo in modo proprio, appunto per far sì che lo stato d'avanzamento sia finalmente concluso, e invece lasciare alla ditta quello che è la sistemazione di alcuni punti della ciclabile che si sono ammalorati avendo utilizzato un materiale molto naturale e quindi anche granulare. Nel caso di una lavorazione in momenti poco appropriati, purtroppo ha avuto degli avvallamenti che verranno sistemati dalla stessa ditta. Dico questo perché proprio oggi abbiamo ricevuto il comitato del parco urbano, un comitato che è sempre stato vigile in questi anni, presente, e ha sempre pungolato l'amministrazione affinché sia stata realizzata questa opera importante in un luogo straordinario della città, in un luogo di riferimento perché è veramente l'unico parco grande, ospitale, verde, di un verde che abbiamo attrezzato anche per quanto riguarda impianti boschivi importanti. È un verde che è stato oggi attrezzato da una ciclabile che naturalmente ci connetterà al centro natatorio, un verde dove con la collaborazione della regione ci connetteremo poi anche la parte di Sant'Orso grazie all'attraversamento della superstrada di un ponte nuovo, ciclabile pedonale. È un verde dove abbiamo realizzato anche, stiamo realizzando la pump track, quindi questa pista sali e scendi per giovani ragazzi e anche adulti, e dello stesso tempo è un verde dove anche la casa del parco, quindi un ritrovo effettivo per tutte le persone, si sta compiendo. Ecco che mi sento di dire che c'è un importante investimento attorno a questo luogo. Non dobbiamo mai abbassare lo sguardo rispetto alle cose che non funzionano, anche se vi garantisco che a livello di atti amministrativi e di seguire i lavori quando ci sono ditte così complicate, non è mai semplice. Voglio fare un appello che entri dentro ogni casa e che veramente possa responsabilizzare ogni persona rispetto a questo progetto, un progetto che nasce per far sì che le persone possano attraversarlo a piedi, in bicicletta e creare anche dei luoghi dove le persone possano sostare, un progetto che isola il discorso delle macchine, che lo tiene fuori, e invece oggi purtroppo ripetuti episodi vedono l'invasione di auto all'interno, malgrado noi abbiamo anche messo dei massi, malgrado abbiamo adottato praticamente delle precauzioni con dei dissuasori per far sì che questo accesso non ci sia. Sicuramente lo potenzieremo, questo è certo, però nel frattempo veramente mi appello al vostro senso civico, in quello spazio con le auto non si entra.